i nostri programmi non hanno il personaggio tipico da mettere sullo zainetto, no, non hanno non sono legati al merchandising, non c'erano contratti, non c'era niente, erano solo serie educative. Perché in questa puntata vi proporremo dei piccoli focus. Vi sono piaciuti nelle puntate precedenti, quindi ve li ripresentiamo. E vi dico quindi queste parole. Compostaggio, rifiuti della mente. Si ricicla tutto e non si butta nulla. Soprattutto le idee. È il motto della Casa dei Conigli, associazione di Nola, in provincia di Napoli, fondata e animata da Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace, che per la RAI hanno prodotto ben sei serie di animazione, hanno pubblicato anche 5 libri per bambini, storie spiegate, Signor Bianco, Signor Nero, Minuti Mutati, Aspettiamo, Paolino, Nonno e Bambino, tutti scritti da Giovanna e illustrati da Tiziano. Benvenuti a Senza Riguardo. Salve. Buonasera. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, voi, per chi non l'avesse capito dalla mia breve intro, poi, spettatori carissimi, vi suggerisco dopo di andarvi a cercare la Casa dei Conigli e vedere nel dettaglio i lavori che loro fanno. Ma voi, lo ripeto se non fosse chiaro dall'introduzione, realizzate cinema d'animazione usando mezzi tradizionali. Ora, verrebbe da pensare, quando ho detto che avete realizzato queste serie per la RAI, no? Verrebbe da pensare, no? Beh, la RAI si occupa di cultura, spesso si sente sui canali della TV pubblica pronunciare la parola cultura. Quindi vi chiedo, alla RAI, TV pubblica, per cui si paga il canone, avete trovato casa con i vostri progetti? Allora, abbiamo avuto un piccolo percorso con la RAI quando su RAI 3 esisteva uno spazio dedicato proprio ai bambini e ai ragazzi, ed era uno spazio in cui si facevano veramente programmi di qualità. Quando è nata la Melevisione, insomma, c'era una serie di proposte veramente di livello. Programmi prodotti in Italia. Esatto. Prodotti in Italia. E lì, insomma, grazie a delle persone particolarmente sensibili proprio alla cultura, alla qualità destinata ai bambini, siamo riusciti a produrre quelle sei serie di cui parli, che sono andate in onda quando esisteva questo spazio. Poi c'è stato il passaggio al digitale terrestre, quindi si è passati ai canali dedicati. La fascia di età a cui noi insomma, collocavamo era quella per i bambini più piccoli in età prescolare, quindi 0-6 anni. Le nostre serie erano improntate proprio all'idea di stimolare i bambini, quindi dato che il bambino a volte viene piazzato davanti allo schermo per essere intrattenuto mentre il genitore fa un'altra cosa, a noi piaceva che quel momento fosse comunque costruttivo, e quindi le nostre proposte servivano a far venire in mente al bambino qualcosa da poter poi riprodurre da solo e nello stesso tempo riflettere magari su dei temi anche un po' più complessi in maniera semplice. Questa cosa però fatta in maniera così artigianale, così insomma di qualità, così accurata, richiedeva per noi molto tempo e non andava più d'accordo con i tempi televisivi, perché questi canali digitali trasmettono 24 ore su 24, quindi coprire un palinsesto anche di notte, un palinsesto così lungo richiede quindi una quantità enorme di puntate. Le nostre serie sono di 26 puntate, che per noi significavano un anno intero di lavoro fatto a mano, ma non andava d'accordo con una richiesta così alta. Nello stesso tempo questi canali per reggersi hanno bisogno della pubblicità e i nostri programmi. Diciamo che c'è stato proprio un cambio di filosofia. Sì. I nostri programmi non hanno il personaggio tipico da mettere sullo zainetto. No, non hanno non sono legati al merchandising. Non c'erano contratti, non c'era niente. Erano solo serie educative. Esatto. Interattive nella maggior parte dei casi. Interattive però nel senso che il bambino pensava con la sua testa e interagiva pensando, non giocando, insomma rincretinendosi, sì, davanti al gioco. Chiarissimo.
Quindi, insomma, giusto per far capire, no, per far capire senza riguardo a chi ci segue anche per cosa paghiamo il canone. Ma veniamo, entriamo un po' più nel dettaglio del vostro lavoro. Come si comunica all'atto pratico un concetto complesso a un bambino? Con la semplicità. Con la semplicità, dice Tiziano, io dico anche considerando il bambino come un essere umano pensante. Pensante. Quindi, senza mortificare la sua intelligenza. Esatto, non c'è bisogno di parlargli in maniera stupida perché si pensa che non possa arrivare a capire dei concetti, anche perché il nostro pensiero è che i bambini vivono comunque la nostra stessa vita, con le cose semplici e le cose difficili, le affrontano già per forza di cose, quindi decidere di non parlargli di alcune cose è una nostra forzatura, è molto più naturale invece dirgliele e proporgli delle soluzioni ai problemi più grossi che possono trovare in maniera giocosa. Ovviamente trovare il linguaggio adatto per comunicare certe cose. Esatto. Ma tutto andrebbe comunicato ai bambini. È chiaro, quindi semplificare, però dire tutto, coinvolgere. Okay. Il fatto di utilizzare l'animazione tradizionale, che nel nostro caso significa creare delle animazioni partendo da oggetti veri. E con le mani. Fa sì che anche il concetto che passa è un concetto vero, perché si vede l'oggetto, non è una cosa troppo lontana dalla nostra realtà, quindi digitale, che già ci allontana un po' da quello che è la nostra vita reale. Ecco. Ok, ok. Quindi l'esperienza anche, sì, tattile poi c'è. Insomma. Sì. Quando ci siamo sentiti per organizzare questo momento con voi, mi è rimasta impressa una frase: animazione come strumento per far parlare i bambini e non per intrattenerli. Cosa vuol dire esattamente? Allora, vuol dire che noi portiamo nelle scuole o nelle ludoteche, insomma, ai bambini delle esperienze di laboratorio in cui realizziamo insieme a loro dei corti animati. Questo significa che spieghiamo e facciamo sperimentare in maniera pratica ai bambini il cinema d'animazione, quindi una tecnica. Vuol dire passargli uno strumento di espressione, quindi così come ti insegno a leggere e poi tu leggi quello che vuoi, così come ti insegno a scrivere e tu scrivi la storia che vuoi, io ti insegno come poter comunicare tramite un cartone animato quello che vuoi. Quindi una volta arrivati in aula, capito come può funzionare, i bambini scelgono che cosa vogliono raccontare. A volte scelgono delle cose anche molto complesse, esatto, molto difficili, magari più per noi che per loro, e noi li lasciamo fare. Qui creano la loro storia e dopodiché costruiscono tutti i materiali che servono per poterla poi andare ad animare, la animano e la vedono conclusa sullo schermo. In una casa famiglia dove abbiamo fatto un laboratorio ci chiesero di parlare delle paure. La paura, una sfida notevole. Insomma. Sì. È un lavoro sicuramente molto difficile, che però veramente permette a tutti i bambini di partecipare, di esprimersi, e poi, il discorso è un po' lungo, però nelle varie fasi di questo tipo di lavoro veramente c'è occasione di dare spazio a tutti i bambini di una classe, perché ognuno si prende il suo tempo, è un lavoro di per sé molto lento, e quindi dà il tempo anche a chi normalmente viene considerato più lento, poi, invece di riuscire a realizzare. In un lavoro del genere c'è tutto, c'è la scrittura, c'è il disegno, c'è la costruzione delle scenografie, c'è la tecnica di ripresa, e ogni bambino può essere portato per una fase e dimostrare più interesse, più coinvolgimento per una fase. Quindi questa è una cosa che per noi è importantissima, perché non è che poi alla fine per forza tutti devono fare tutto. Si collocano anche da soli nel ruolo Lo scelgono. Sì, certo, in base anche alle le inclinazioni che... personali, no? Vorrei farvi ancora una domanda prima di salutarci, visto che avete citato i laboratori in cui siete impegnati a scuola. Vorrei sapere qual è la vostra esperienza nel confrontarvi con il mondo della scuola
e con i suoi addetti? Allora, è una domanda complessa. Devo dire che... noi abbiamo fatto laboratori un po' in tutta Italia. Infatti, e abbiamo volevo dire che riscontrato varie... La situazione non è uguale dappertutto. No, anzi... Cioè... Anche se parliamo di scuola pubblica, perché noi lavoriamo prevalentemente nelle scuole pubbliche, poi ci capita la libreria, la ludoteca, però prevalentemente andiamo in scuole pubbliche. Il considerare l'esperto una persona che viene a portare un qualcosa in più, un'esperienza anche semplicemente differente dal solito, non è una cosa che tutti considerano positiva. Quindi ci è capitato o spesso... allo stesso modo. Spesso qui nella nostra zona, abitiamo in provincia di Napoli, di non essere ben visti, nel senso che far entrare una persona da fuori che porta un lavoro significa che io insegnante non sono capace di farlo da solo. Alcuni pensano questo. E quindi nel momento in cui entra l'esperto, ma ci è capitato anche di vederlo con altri esperti abbiamo invitato, come lo stesso Roberto Baita è stato da noi, quando entra l'esperto l'insegnante esce, va a fare un attimo una fotocopia e torna esattamente dopo 2 ore. Questo significa... Questo è un copione che si ripete puntualmente. Al di là dell'educazione, insomma, non è un bel gesto da fare nei confronti di un'altra persona, ma al di là di questo per noi significa che quel laboratorio finirà lì. Perché se l'insegnante è uscito e non sa neanche che cosa è stato fatto in quell'aula, vuol dire che non ha nessuna intenzione di... poter proseguire. E invece il nostro discorso sarebbe proprio, l'abbiamo anche fatto, formazione per gli insegnanti, sarebbe proprio far utilizzare questo mezzo così semplice che è il cinema d'animazione, che noi facciamo veramente con mezzi economicissimi, anche con il telefonino, proprio perché pensiamo che sia un mezzo immediato, non ci interessa la perfezione. Pensiamo che potrebbe essere invece molto utile da utilizzare anche in aula dagli insegnanti stessi per semplificare certi argomenti, per interessare i ragazzi, magari quelli che di solito sono un po' meno attenti. Invece in addirittura questo modo creare può essere uno strumento interdisciplinare proprio perché c'è tutto, c'è anche la matematica, c'è la tecnologia, c'è l'italiano quando si tratta di scrivere, c'è l'arte, c'è la musica, c'è tutto. È chiaro, è chiaro. Quindi diciamo situazioni diverse anche a seconda delle zone. Capita dopo, sì, la perfezione. Vi vorrei però sottoporre, tenere se avete tempo ancora un minuto, perché c'è una domanda dal pubblico, la regia, grazie. Visto che nel mondo, da parte di Andrea Fatale, visto che nel mondo moderno il guadagno sembra essere l'unica cosa che conta, vorrei sapere dove trovano ancora la forza di andare avanti. Prego, in un minuto. Allora, posso dire solo che la forza in questo caso si trova nella passione e nel credere che questo lavoro sia utile per i bambini o per i ragazzi. Io dico che qualcuno deve pur farlo. E quindi... ovviamente abbiamo entrambi un marito e una moglie che hanno un lavoro che gli permette alla famiglia di andare avanti, di quadrare i conti, altrimenti avremmo... Tra l'altro io non so fare altro, quindi non c'è problema, morirò di questo, povero ma felice. Perfetto, perfetto, chiarissimo, quindi insomma anche complimenti ai rispettivi partner per il supporto che vi danno. Perfetto. Allora, noi ringraziamo e salutiamo Giovanna Pignataro e Tiziano Squillace della Casa dei Conigli. Seguiteli, ciao. Sono anche loro molto social. Continuate anche voi a seguire senza riguardo. Grazie. Grazie, ciao.